Per un mese, dal lunedì 14 gennaio, il ponte del Duomo a Pescia sarà chiuso. Lo ha annunciato il sindaco Oreste Giurlani, con al fianco i responsabili della provincia di Pistoia, parlando a commercianti, rappresentanti di associazioni e cittadini incontrati al Palagio. Il ponte, che è parte integrante della strada regionale che è gestita dalla provincia, necessita infatti di lavori lungamente rimandati per sistemare le pietre della carreggiata. Che intervento sarà? Un intervento di rifacimento della soletta e di risistemazione delle pietre che ovviamente con il tempo e con l'acqua, gli agenti atmosferici, il ghiaccio si sono mosse e passandoci di sopra sia a piedi che con qualsiasi mezzo si sente benissimo che le pietre si muovono, quindi è un intervento ormai irrinviabile. Noi abbiamo aspettato, diciamo, fino a che non era possibile avere delle risorse che per fortuna ci sono state con il bilancio del 2018 e è già da qualche mese che il progetto è pronto e a questo punto nel minor tempo possibile speriamo di poter completare questo intervento per ridare piena funzionalità alla strada. La chiusura del ponte del Duomo creerà nella mobilità della città un problema grosso, perché è un ponte transitato, fa parte di una statale, collega una parte della città all'altra. Noi dobbiamo però farlo perché la strada è provinciale, il ponte è provinciale, deve essere fatta un'opera risolutiva per mettere a posto una volta per tutte le pietre che diventano pericolose e quindi per fare questi lavori sia per la sicurezza del cantiere sia per il risultato dell'opera va chiuso. Quindi io ora incontro la gente, incontro soprattutto i commercianti per dire che dovranno avere un po' di pazienza, lo facciamo in un periodo diciamo dell'anno più, chiamiamolo, morto per Pescia, in maniera tale che il disagio sia ridotto al minimo. E ai commercianti di quell'area del Duomo che molto probabilmente in questo mese avranno dei disagi o forse meno utenti, io ho messo in piedi un meccanismo dove ridurrò la Tari, cioè la nettezza urbana, e quindi darò un aiuto visto il disagio che provochiamo. E quindi questo è un intervento indispensabile e non si può rimandare.